ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo tipo di video sugli oggetti che utilizziamo ogni giorno, perché quando vedo questo tipo di video, quando vedo questi articoli su internet, ci rimango sempre, perché ci sono un sacco di cose che non sappiamo, che non si sanno sugli oggetti che alla fin fine vediamo e usiamo quotidianamente. Quindi è molto molto curiosa come cosa, ma oggi voglio appunto parlarvi delle 15 cose che non sappiamo sugli oggetti che utilizziamo ogni giorno. E fatemi sapere quali di questi voi già conoscevate, perché io ne sapevo forse tipo due, tutte le altre sono novità assolute e ci sono rimaste. Quindi iniziamo. Numero 1, avete presente quando comprate una maglia, un paio di pantaloni nuovi e vi danno un bottone extra? E quello si sa che ovviamente se perdiamo un bottone ne abbiamo un altro, ma poi vicino c'è sempre anche tipo un quadratino di tessuto che è lo stesso identico tessuto del capo che abbiamo comprato. Io ho sempre pensato che quel quadratino servisse praticamente se, non lo so, faccio un buco nella maglia, nei pantaloni, li rovino in qualche modo, serve per farci tipo la toppa. Invece no, quel quadratino serve per fare, tra virgolette, le prove per vedere se lavando il capo con quei determinati detersivi o comunque prodotti va a rovinarsi il tessuto. È stranissimo e io non devo dire la verità, quei cosi li butto sempre via, non ne ho mai conservato uno e non ho mai fatto nessuna prova, però questo è praticamente il loro uso. Numero 2, avete presente quel piccolo taschino che si trova all'interno della tasca praticamente di tutti i jeans? Quel taschino io ho sempre pensato che servisse per roba sottile tipo penne eccetera, ma invece ha uno scopo ben preciso. Praticamente quando hanno inventato i jeans, quindi si parla di parecchio tempo fa, esistevano gli orologi da tasca. E quella tasca è fatta proprio per gli orologi da tasca. Non so perché continuino a farle ancora oggi, evidentemente per conservare la forma e il taglio del jeans originale, ma praticamente questo servirebbe, quella tasca servirebbe per gli orologi da tasca che ormai non usa più nessuno. Numero 3, avete presente quei cucchiai grandi con i quali si serve la pasta? Ok, quelli con i dentini e con il buco al centro. Ebbene, il buco al centro serve per calcolare una porzione esatta di spaghetti. Assurdo ma vero, non ci ho mai pensato, pensavo che fosse semplicemente per far cadere l'acqua in eccesso quando tiriamo su, non lo so, una pennetta o qualsiasi cosa. Invece quel buco serve appunto proprio per inserirci gli spaghetti e calcolare una porzione esatta. Poi avete presente la lancetta nella macchina dove c'è il distributore di benzina disegnato, che è praticamente la lancetta che ci fa capire quanta benzina abbiamo ancora? Ebbene, vicino al disegnino del distributore della pompa di benzina c'è sempre una freccetta e io non ho mai capito a cosa servisse. E assurdo perché è la cosa più ovvia del mondo, la freccetta ovviamente è o verso destra o verso sinistra. Quella freccetta sta a indicare dove si trova l'apertura per la benzina, a destra o a sinistra. Incredibile ma vero, ma io guardo sempre nello specchio retrovisore, nello specchietto a lato, per capire dove c'è il coso per far benzina, a destra o a sinistra. In realtà basterebbe guardare appunto vicino alla lancetta, perché c'è sempre la freccetta che te lo indica. Poi se avete un portatile Apple, un qualsiasi MacBook, Mac Air eccetera, sapete che nel cavo di alimentazione c'è una specie di box, una specie di quadrato con il simboletto della Apple, che ha due quadratini, non so bene come chiamarli, due quadratini che si alzano. Ecco, io non ho mai capito né perché si alzassero né a cosa servissero. Ebbene, servono per andare a voltizzarci il cavo attorno per riporlo. Incredibile, io non l'ho mai riposto in questo modo, non ho mai raggomitolato, raccolto tutto il cavo, però servono proprio questo. Poi il buchino piccolino nello stecchetto dell'eccalecca, quando finiamo il lecca-lecca vediamo che c'è sempre un buchino lì. Io non ho mai capito a cosa servisse, pensavo fosse un fischietto, ma non ha mai funzionato in realtà. Anzi, la mano chi come me lo pensava, ci ho provato, io sì, e in realtà quel buchino serve per farci appiccicare su, per metterci attorno la caramella in sé, il lecca-lecca, in modo che il lecca-lecca non cada. È strano da pensare, ma se ci pensate, praticamente se la caramella viene aggrappata a quel buchino, poi tutto il resto delle lecca-lecca sta su, ed è proprio così che funziona. Il ketchup marca Heinz, non mi sono mai spiegata perché ci fosse un numero 57 stampato al lato della bottiglia, è piccolino ma si nota. Allora,
1, non si sa perché proprio 57, ma comunque è messo lì in un punto preciso su tutte le bottiglie, perché se andiamo a schiacciare proprio quel punto il ketchup dovrebbe uscire, quindi è praticamente un modo per l'azienda per facilitarci l'uscita del ketchup dalla bottiglia. Non so come gli sia venuta questa cosa, nessuno lo sa tra l'altro, quindi è una cosa inutilizzata completamente e ancora non capisco perché il 57. Non ho ancora provato, ma voglio vedere se funziona. Ora è un po' strano parlarne perché siamo in estate, ma tutti conosciamo i cappellini invernali con il pompon dietro. Ovviamente adesso sono ornamentali quei pompon, non hanno un vero e proprio uso, ma sono stati inventati per i marinai, che all'epoca, se avete presente, il tipico cappello da marinaio aveva questo pompon dietro, ed è stato inventato per evitare che si dessero delle testate nelle navi, perché avete presente, le cabine sono molto basse e quindi il pompon evitava che si beccassero delle testate sul soffitto. Assurdo, ma è così. Altra cosa di cui non mi sono mai chiesta il perché sono praticamente quei quadrati che esistono un po' su tutti gli zaini, sono dei quadrati con due lineette e non ho mai capito a cosa servissero, non pensavo nemmeno che avessero un uso, sinceramente, boh, li do per scontati. Sulla maggior parte degli zainetti ci sono anche questi cosi, invece hanno uno scopo ben preciso, e cioè, adesso potrete dirlo a tutti, però non lo sa nessuno, vabbè, anche perché nessuno li usa, credo, servono per infilarci dentro corde, lacci di scarpe, qualsiasi cosa possa servire alle persone che vanno in montagna. E quindi la prossima volta che andrete a fare una scarpinata, portatevi lo zaino e usate quel coso, perché veramente penso che, cioè, potreste essere gli unici al mondo. Altra cosa assurda sul poggiatesta della macchina, e questa cosa potrebbe anche salvarvi la vita un giorno, perché praticamente, ovviamente, il poggiatesta serve a, oltre a stare comodi, ma in caso di incidente la testa non andrebbe a criccarsi il collo, praticamente andrebbe a proteggere naturalmente la testa. Ma se ci ritroviamo a dover rompere il finestrino per un qualsiasi caso di emergenza per poter uscire dalla macchina e non riusciamo ad aprirlo, il poggiatesta si può sfilare, i due cosetti di metallo che lo tengono su si possono anch'essi sfilare, o togliendoli così, oppure appunto svitandoli, e con questi si può rompere il finestrino. Sono messi lì appositamente, nel senso che sono stati studiati per essere semplici da rimuovere in caso di emergenza per rompere il finestrino. Assurdo, ma è una cosa super super utile da sapere, sicuramente. Altra cosa stranissima, ma io ho sempre notato all'interno della biancheria intima femminile, cioè all'interno di un paio di slip, c'è sempre una specie di tasca che non ho mai capito a cosa serva o perché sia stata messa là, e c'è in tutti gli slip, solo quelli femminili. E questa cosa è molto strana, e quando sono andata a ricercarla su internet è venuto fuori che praticamente tutta la biancheria intima, sia quella maschile che quella femminile, deve essere fatta, deve avere in quel punto uno strato speciale di un determinato materiale, questo per motivi igienici, solo che la parte maschile può essere cucita e quindi chiusa, mentre la parte femminile viene lasciata aperta, perché sarebbe scomodissimo, così sembra, per le donne avere quella parte cucita, di conseguenza la lasciano aperta, ed ecco perché c'è una tasca che in realtà non è una tasca, ma è una tasca degli slip femminili. Altra cosa completamente random, ma anche questo ha uno scopo: se guardate un lucchetto, sotto, vicino alla serratura, c'è sempre un buchino, e io non ho mai capito che cavolo servisse quel buchino. Praticamente, se il lucchetto con il tempo, con gli anni, diventa, si arrugginisce, quindi si forma la ruggine, quel buchino è lì perché all'interno dovremmo andare ad inserirci la cannuletta per spruzzarci un po' di olio. Ebbene sì, in questo modo la ruggine non blocca più il lucchetto e riusciamo ad aprirlo anche se arrugginito. Altra informazione super super random, ma anche qui mi sono sempre chiesta che cosa servissero: nei tappi delle bottigliette della Coca-Cola, qualsiasi bottiglietta di plastica, c'è sempre una specie di dischetto tipo in gomma o in silicone. A volte, quando ci sono cose da vincere o premi speciali, c'è scritto il codice se abbiamo vinto oppure no. Ecco, quel cerchietto non serve per premi speciali o per roba del genere. In realtà è lì perché se non ci fosse, la bottiglia perderebbe molto molto velocemente tutte quante le bollicine. Non so come funzioni ciò, ma quel dischetto fa sì che la Coca-Cola, che tutte le bottiglie, che tutte le bevande gassate conservino le bollicine. Questa domanda me la sono posta molto spesso: se guardate un iPhone sul retro, vicino dove ci sono il flash e la videocamera, tra
appunto l'obiettivo, e di flash c'è sempre un buchino e non ho mai capito che cosa fosse. In realtà quello è un microfono e serve a migliorare l'audio se registriamo un video. In realtà l'iPhone appunto ha 3 microfoni e questo è uno dei 3. Allora, quando sono su un aereo e guardo fuori dalla finestra, dal finestrino, vedo sempre questo cavolo di buchino sull'oblò, nella parte sotto dell'oblò, e mi chiedo sempre a che cavolo serva. Quel buchino ha uno scopo, non è lì per caso, ha uno scopo ed è quello di regolare la pressione tra l'esterno e l'interno del finestrino. Quindi non spaventatevi se c'è appunto questo buco, perché è completamente normale ed ha il suo perché. E queste erano le 15 cose sugli oggetti di ogni giorno che probabilmente non sappiamo. Scrivetemi appunto se alcune di queste già le conoscevate, ma ditemi la verità, ditemi la verità. Io forse ne conoscevo tipo 2, appunto, perché tutte le altre, boh, cioè 0 totale. Quindi scrivetemi se volete altri video del genere. Come al solito scrivetemi tutto nei commenti, perché li leggo sempre tutti, non mi stuferò mai di dirlo. E niente, vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!